già diceva Domenico, osservazioni su carenze procedurali, carenze formali, che sono effettivamente, alcune delle quali esistono, ma che non hanno a che fare con la qualità del progetto. Certo, una qualità di progetto che è andata diminuendo nel corso dell'ultimo anno e mezzo per carenza di fondi. Non si possono, diciamo, erogare alcuni servizi perché non ci sono i soldi. Quindi è chiaro, anch'io ci vedo un disegno, no? Di chiusura, per l'appunto, che comincia da parecchio tempo. Per il resto, esaminando la documentazione e le contestazioni che vengono fatte, alle quali il Comune di Ghiaccio risponderà in sede amministrativa e poi eventualmente anche in sede giudiziaria, sono osservazioni francamente veramente molto modeste. Le relazioni sono improntate a un atteggiamento pregiudizievole, decisamente pregiudizievole, con esasperazione di piccoli, di particolari che al massimo potrebbero determinare dell'applicazione di alcune penalità. C'è un altro appunto per richiamare l'attenzione sul fatto che appunto le procedure hanno anche i loro valori. Ma quello che viene proposto, e cioè non la penalità, ma la cancellazione del finanziamento, di 2 anni, cioè che nulla venga dato, equipara questo progetto sostanzialmente a un progetto che avrebbe abbandonato le persone dentro degradi, dentro un degrado assoluto, dentro, ripeto, come se nulla fosse stato fatto, e noi sappiamo quanto invece in Italia queste cose avvengono sul serio, e anche in Calabria, basta pensare già a Capozzuto, a tanti altri episodi, no? Quanto in realtà è vero che l'accoglienza in Italia a volte è degrado totale e abbandono, oppure mantenimento di burocrazia, ma appunto proprio minimo standard essenziale. Ora, a Riace c'è un'attenzione per le persone, non c'è dubbio, lo si vede anche dal clima, c'è da sempre questa attenzione, e quindi è chiaro che quello che viene proposto è totalmente sproporzionato, e quindi da questo punto di vista va contestato. Sono nient'altro persone che non sono ancora autonome, ma in un contesto sociale ed economico come questo, no? E questo tentativo di dover uscire, non sono usciti, no? Eccetera, ma non sono usciti, ma come facciamo a farli uscire in tempo, no? Come si fa a non capire che, certo, cacciare le persone mentre nella, certo, strada, che l'assistenzialismo non lo vogliamo, ma non vogliamo di neanche, a me stanno facendo reato di umanità, non si spiegano in altro modo, insomma, vuol dire la capacità al limite di venire incontro rispetto. Mentre noi vediamo, io lo vedo in particolar modo, che tra l'altro seguo anche personalmente un progetto di Sprar, no? Come dire, quanto c'è invece a volte indifferenza, per cui il giorno della scadenza si dice arrivederci, se il percorso sociale è finito o non è finito sembra non interessare più a nessuno. Non era così il sistema, devo dire che lo sta diventando, e da persona che ha contribuito anche a crearlo molti anni fa, devo dire che ho grande amarezza, che il sistema complessivamente si sta fortemente burocratizzando, e quando si sarà sclerotizzato mi chiedo cosa servirà più.